Grazie Francesca, il lavoro ti aspetto, vieni. Il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, ci ha ricordato Papa Francesco. Il lavoro è la sfida più grande che ci aspetta. Dalle politiche per il lavoro dipende il benessere delle future generazioni, così come il loro grado di libertà. Ma è necessario pensare a nuove strategie che comprendano l'invasione sempre più massiccia della robotica in ambito lavorativo. Ma se arrivano i robot scompaiono 8 posti di lavoro per ogni robot. L'avvicendamento tra uomini e tecnologie dotate di intelligenza artificiale non è più uno scenario da fantascienza, è una realtà che è già possibile in molti luoghi e diventerà sempre più tangibile. Questa invasione è un'opportunità o un problema, una risorsa? Iniziamo con questo servizio e poi ne parleremo subito con due persone che ne sanno di più. Robot invece degli esseri umani. Una prospettiva che se un tempo sembrava fantascienza, oggi è molto concreta e da un certo punto di vista piuttosto allarmante. Le statistiche indicano che i robot causeranno una diminuzione dei lavori di routine e così operai, colf, impiegati e tanti altri lavoratori nel settore scolastico e nei servizi medico-ospedalieri saranno sostituiti dai colleghi meccanici per motivi economici, di praticità o semplicemente per banali questioni di gusto. L'intelligenza artificiale è destinata quindi a prendere sempre di più il sopravvento. Secondo uno studio americano, nel giro di 15 anni, il 38% dei posti di lavoro disponibili oggi negli Stati Uniti potrebbero essere presi proprio dalle macchine. Questo fenomeno non riguarda soltanto l'America, ma anche l'Europa e l'Asia. E allora cosa fare di fronte a questa crescita esponenziale dell'industria 4.0? Forse è bene cominciare a pensare ad una strategia che abbia normative al passo con i tempi e nuovi investimenti che rendano le nostre aziende produttrici sempre più competitive. Ma soprattutto è importante tutelare i lavoratori. Bill Gates in America propone una tassa sui robot. Sarà una giusta soluzione? L'importante è iniziare a pensarci, perché gli anni passano ed anche in fretta. Questo che vedete è un pezzetto di futuro già attuabile nel nostro paese. Parliamo di futuro, di lavoro, di robotica con Domenico De Masi, professore De Masi, sociologo tra i più noti sociologi del lavoro del nostro paese. Buongiorno professore, grazie di essere qui. E Lorenzo De Micheli dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che avete visto che aziona con il semplice movimento della mano quell'altra mano bionica che è il futuro che ci aspetta. La tecnologia 4.0 prende sempre più piede, si parla di oltre 1,5 milioni di robot industriali in tutto il mondo. Intanto, a che punto è la ricerca? La ricerca si sta concentrando prevalentemente sull'intelligenza di questi robot, sulla capacità di svolgere azioni sempre più complicate in ambienti non protetti, non strutturati, nell'idea che queste macchine possano fondamentalmente collaborare con l'uomo, quindi non sostituire tecnicamente. Questo probabilmente succede, come è successo negli ultimi 200 anni, per attività molto rutinarie, molto meccaniche, ma piuttosto collaborare. Questa è l'ultima sfida, okay, che si ha nella ricerca. Il professor Kurzweil della Singularity University della California, che è uno dei futurologi che lei conosce benissimo, dice che entro 20 anni l'80% delle operazioni chirurgiche verranno effettuate da mani non umane. Il che vuol dire che molti chirurghi dovranno starsene a casa. Lei ha appena dato alle stampe un saggio dal titolo Lavorare gratis, lavorare tutti. I robot ci sostituiranno in tutto? Cioè il futuro del lavoro che cosa sarà? No, non sostituiranno tutte le attività di tipo affettivo e di tipo interazionale. Per esempio la badante, per esempio il parroco, sono poco sostituibili. Sono lavori sicuri. Mentre laddove c'è maggiore ripetitività. Ma adesso sono reduce da un giro che ho fatto in alcuni laboratori degli Stati Uniti. C'è ancora un'altra frontiera che stanno cercando gli scienziati di superare, cioè di dare ai robot l'affettività. Oddio, sì, cioè di ottenere sia sul piano della palpazione, sia sul piano dell'odore, degli effetti che allontanino sempre di più il senso della meccanicità totale. Questa mano, per esempio, chiedevo prima. Ci aspetteremo una carezza da questa mano? Certo, appunto. E questa è già quasi carezza, perché mi diceva che non tutti i movimenti che fanno la stessa forza. Noi quando muoviamo una mano pigliamo con più forza o con meno forza, appunto una carezza o un pugno sono due cose diverse. Questo sa già distinguere queste cose qui. Siamo alla frontiera con l'intelligenza artificiale, ma quando ci sarà intelligenza artificiale, quella mano
qualunque cosa vedrà che facciamo con la nostra mano, la saprà imitare. E siamo vicinissimi a questo tipo di frontiera. Noi possiamo dimostrare che quanto dice è vero, perché ci sono alcuni robot che servono il tè e aiutano gli anziani. Certo, vediamo sì, il servizio, Diana Battipaglia. Sì. Laura, quanto sono utili i robot a livello sociale? I robot a livello sociale possono essere molto utili se pensiamo anche a un contesto domestico di una persona che ha bisogno, comincia ad avere bisogno di un sostegno nella vita di tutti i giorni, ma anche se pensiamo a un livello più di coabitazione o anche di residenza assistita, dove i robot possono svolgere tutti quei lavori ritenuti pesanti da chi lavora normalmente lì. Noi utilizziamo un modo di sviluppare la tecnologia in cui mettiamo sempre al primo posto l'anziano. Infatti nei robot che vedete qua sono gli anziani stessi e i caregiver, le persone che si occupano di loro, che hanno deciso di volerli così, quindi con gli occhietti, con questo tessuto, con il tablet in una certa posizione. Perché appunto il nostro fine ultimo è fare prima di tutto ricerca, ma anche vedere appunto se questi robot possono essere utilizzati realmente nella vita, nella nostra vita futura. Il robot vuole essere un aiuto che viene dato agli operatori, a coloro che lavorano con gli anziani, per poter riqualificare il lavoro e magari lasciarli un attimino più liberi di ristabilire un rapporto con le persone. E quindi io spero che vengano visti in questa maniera positiva. Lei l'ha visto all'opera questi? Sì, certo, ne ho accompagnato anche uno nel paese per raccogliere l'immondizia. Ma guardate, una cosa da dire: non bisogna avere paura di tutto questo, perché sarà forse che io sono napoletano, ma l'idea che ci siano delle macchine che facciano i lavori pericolosi, faticosi, noiosi al posto nostro è una meraviglia, perché noi così avremo più tempo per le attività di tipo creativo, di tipo ludico, cioè per la felicità praticamente. Quindi dobbiamo essere molto grati a loro che fanno queste cose. Per quanto riguarda il lavoro, è ovvio che si va verso un mondo con meno lavoro esecutivo e con più lavoro di carattere creativo. Quindi quello che si vede davanti a noi non è una cosa negativa. Certo, dobbiamo tenerne conto. Per esempio, si dice poco, ma è così. L'Italia lavora circa 1.800 ore all'anno, e la Francia 1.500, la Germania 1.400. 400 ore all'anno a persone in più o in meno fanno la differenza in chiave di milioni di posti di lavoro. Quando si dice che la Germania ha la metà della nostra disoccupazione, è vero, c'ha 400 ore all'anno in meno e poi c'è il doppio di studenti universitari. Quindi ci sono queste cose che poi ci consentono di aggiustare man mano la società al progresso. E Micheli? Sì. Mi perdoni se la interrompo, ci sono settori in cui i robot già sono impiegati molto, ma che in futuro li vedranno ancora più protagonisti. Quali sono? Sono sostanzialmente i settori legati alla fabbrica, all'industria. Allora, appunto, proprio nel tema della collaborazione del robot con l'uomo, questi robot potranno questa volta non essere chiusi all'interno di gabbie, all'interno delle aziende, dove l'uomo deve stare distante, altrimenti può essere ferito, ma potranno essere robot effettivamente che possono collaborare con l'uomo nelle operazioni quotidiane. L'altro aspetto molto interessante è nella riabilitazione, ad esempio. L'Istituto Italiano di Tecnologia, assieme all'INAIL, ha un laboratorio congiunto proprio su questa tematica. Macchine che possono aiutare, prevenire dalla ricerca avanzata nella robotica e aiutare l'uomo nel riabilitare alcune funzioni per traumi o per difetti neurologici congeniti o, come dire, procurati durante il tempo, è un tema importantissimo. È un tema, tra l'altro, che si associa molto alla collaborazione con i medici e naturalmente non alla sostituzione, certo. Sono tematiche rilevanti. La catena di montaggio che nacque con Ford nel 1911 è morta, sono nate le isole produttive dove ci no, sono... No, non è morta, ce ne sono ancora migliaia nel mondo, purtroppo. Nell'altra parte del mondo, nel mondo del G8, non c'è più. Certo. Ci sono le isole produttive dove ci sono i robot che hanno sostituito gli operai. E Bill Gates ha proposto, visto che per un robot ci sono 8 operai in meno, tassiamo i robot. Io sono perfettamente d'accordo. Tenga conto di un fatto:
Un'ora di lavoro costa a Milano circa 24 dollari, a Pechino 7 dollari. Se fosse fatto con il robot costerebbe 5 dollari sia a Pechino che a Milano. Questo porta a uno sconvolgimento enorme, al punto tale che in Cina in questo momento stanno robotizzando intere fabbriche. In Cina, dove c'è tanta manodopera. Perché altrimenti gli americani si robotizzano e non hanno più bisogno di andare a produrre, per esempio, gli Apple in Cina. Quindi siamo in presenza di una... Tenga conto che i robot sono precisi, sono veloci, non hanno i loro bisogni personali, non hanno ferie e non hanno sindacato. Non sporcano, non stufano, il compagno ideale. Appunto, non guardare me. No. Domenico De Masi, grazie. Grazie a Lorenzo De Micheli, grazie linea al TG, ci troviamo qui tra poco.